strameritate, ragazzi, sono stati bravissimi. Non era facile fare questa prestazione dopo, a solo 3 giorni di distanza dalla partita con la Juventus, che era stata anche un'altra grande partita e non premiata dal risultato ma con un grande dispendio. Vuol dire che questi ragazzi si allenano benissimo, hanno dei recuperi fantastici e stasera hanno fatto una grande gara, ci voleva in Champions, la desideravamo tanto, siamo andati vicino a vincere con lo Shakhtar e poi abbiamo perso, siamo andati vicino a vincere anche col City e finalmente è arrivata questa vittoria, ci tiene ancora dentro, dà un senso a questa Champions che adesso è un merito quella di essere ancora l'ultima giornata dentro su tutto. Ecco, appunto, questa Atalanta, questa matricola che sembrava invece ci sta e ci sta anche bene in questa Champions League. Ci sta, per qualità di gioco, non abbiamo sbagliato la prima partita. Del rammarico su come ha iniziato l'Atalanta questa Champions? No, perché a Zagabria avevano 2 marce in più, era inizio stagione, noi arrivavamo da quella domenica col Genoa fino al 95esimo con un caldo incredibile, siamo arrivati a Zagabria stanchi, o perlomeno... Non voglio dire stanchi, ma non al meglio di noi, e loro davano il doppio. E 4-0 è stato molto pesante, però avremmo perso probabilmente comunque, magari con un risultato inferiore, ma sono più rammaricato con lo Shakhtar, quello sì, perché abbiamo perso il 95esimo, una partita che si è andati molto vicino a vincerla e che avrebbe cambiato tutto. Però la fortuna è che siamo ancora dentro, abbiamo saputo fare punto col City che è una grandissima squadra, siamo stati capaci di vincere oggi, arriviamo all'ultima giornata, noi sappiamo che non è facile andare a vincere in Ucraina, però si può fare, se vinciamo siamo sicuramente dentro l'Europa, se ci va bene anche dentro la Champions. Un aggettivo per definire questa sua Atalanta questa sera? Emozionante, dai, emozionante davvero, tutto quanto il contesto, tutto quanto il contorno. Bellissimo, abbiamo dato veramente come sognavamo di giocare questa Champions e questa sera l'abbiamo giocato in questo contesto con tanta gente che ci ha seguito così entusiasta. Il secondo tempo è stato bellissimo per tutto, se facciamo un gol in più era ancora più bello perché volevamo restituirgli un po' di roba, ma però bravi ragazzi, sono stati strepitosi.